Sì, lei, vice ministro, avete deciso di riaprire il 3 giugno, no? Avete seguito probabilmente, avete ascoltato, poi la politica deve decidere, sa benissimo che ci sono grandi polemiche, alcune regioni, tra poco avremo il presidente della regione sarda che dice che bisogna avere un passaporto, no? Tensioni tra la Lombardia, tensioni tra il Veneto. Che rischio c'è di sentire certe cose? Cioè, ma forse anche... Allora, io ho sentito siamo stati molto... troppo imbrigliati, no, abbiamo sentito... adesso una paura totale, quindi queste frasi è finita tutta, gettano no, io ho sentito molto bene ciò che ha detto il professore Zangrillo e sono d'accordo con quello che ha detto Bassetti. Cioè, lui ha riportato l'esperienza di un clinico che è in terapia intensiva e ha detto in terapia intensiva non vengono più malati gravi. Ma se sento Bassetti dice la stessa cosa, se sento altri colleghi, anche loro dice noi non vediamo più un Covid da moltissimo tempo, quello che scopriamo lo scopriamo per caso che magari è venuto, ha fatto il tampone ma non aveva assolutamente nessun sintomo, quindi qualcosa è accaduto. Ora, noi abbiamo lavorato in 3 mesi prendendo il numero dei morti e il numero dei posti di terapia intensiva come parametro. Ora, questo parametro, grazie a Dio il numero dei morti scende in maniera vistosa ed è molto importante, e le terapie intensive in maniera ancora più vistosa. Qualcosa chiaramente è accaduto. Quindi quello che ha detto Zangrillo è attenzione, l'evidenza clinica, cioè chi è sul campo non vede più, vediamo altre cose, perché molti posti sono occupati da persone che hanno tampone negativo e hanno dei sintomi o dei quadri radiologici che fanno pensare al Covid quando poi il Covid non hanno, quindi abbiamo un altro impegno che però non è così massivo come il precedente. D'altro canto dobbiamo continuare a usare prudenza, distanza, lavarsi le mani, mascherina. Sì, però diciamo che la scienza fino adesso ci ha dato solo queste, cioè lavarsi le mani, che erano i consigli che ci dava. È quello che però ha portato l'Italia a non avere 4 volte, 5 volte i morti che abbiamo avuto. Beh, abbiamo il viceministro qua, scusi, viceministro. No, ma voglio dire, nel momento che hai la possibilità dal 3 di muoverti fra le regioni, quella già è una libertà. Io capisco la preoccupazione di Solinas, perché se lo scorso anno ha avuto circa 3 milioni e mezzo di visitatori in Sardegna, non so se il numero è questo, ma credo che sia vicino a questo, e quest'anno saranno di nuovo 3 milioni, è chiaro che la paura che qualcuno possa arrivare infetto e mettere sotto stress il sistema esiste. Non è però il passaporto sull'immunità che è la soluzione, ma un dialogo va fatto e bisogna sicuramente andare incontro Presidente, alle paure chi lo e alle esigenze. Presidente, chi dovrebbe... Sileri, Pregliasco e Cecchipaone. Sileri, viceministro. Allora, io credo che la Lombardia abbia avuto dei problemi di numeri, nel senso che hanno avuto davvero tantissimi contagi e quello che ha vissuto la Lombardia non lo ha vissuto nessuno in Italia. Quindi è chiaro che anche raccogliere i dati, nel momento in cui hai migliaia e migliaia di casi al giorno e morti, come li ha avuti la Lombardia, qualche errore può essere fatto, ma è normale, lo farebbe chiunque. Qualunque ricercatore con una mole di dati così, qualche errore può commetterlo. Credo che l'errore nel mettere dimessi e guariti nella stessa colonna sia un errore non solo della Lombardia, ma è, diciamo, un paziente dimesso può essere ancora positivo, un paziente guarito è un paziente ormai guarito, quindi negativo. L'Istituto di Sanità ha i dati. I dati che però sono stati presentati alla stampa, secondo me, così in quella forma, erano molto semplici per farli capire a tutti, ma i dati completi chiaramente sono in possesso dell'Istituto di Sanità. Pregliasco indipendente, però che ci debba essere proprio in questo momento. Ok, è stato chiaro. Sileri? Io non credo che stiamo riaprendo sul filo del rasoio, perché i numeri mostrano un calo importante e una situazione molto sotto controllo. Mi fa male però sapere che la Lombardia querera Gimbe, che è utile su tante cose, quindi chiedo all'assessore di non quererare Gimbe, ma magari di usarlo così come quindi queste cose sono davvero brutte. Guardi, però ecco, non stiamo aprendo sul filo del rasoio, questo è sicuro, stiamo riaprendo con scienza però, e coscienza. Lei ha ragione. Mi faccia solo dire una cosa. Cioè, no, mi perdoni, però non è che si debba per forza trovare e imputare una responsabilità a Regione Lombardia. Perché ora, siamo partiti dicendo che Regione Lombardia sbaglia mettendo nella stessa colonna i guariti e i dimessi, e poi ci siamo... Mi faccia finire il ragionamento. Poi abbiamo scoperto, perché questa è evidenza, è una prova provata, che non è Regione Lombardia, perché Regione Lombardia quando manda i dati, come tutte le altre regioni, alla Protezione Civile li manda disaggregati, cioè divisi. È la Protezione Civile che li mette nella stessa colonna. Io sono stato molto chiaro sulla Lombardia. Superata questa questione, adesso in qualche modo si dice Regione Lombardia, però da qualche privati. Sileri. Allora, sono andato all'inaugurazione al sacco al quale sono stati donati oltre 30 milioni di euro pochi giorni fa, terapia intensiva. Sì. Quando Fedez e Ferragni hanno donato, lui può testimoniare, io l'ho chiamato pochi giorni dopo per ringraziarlo
per la donazione che aveva fatto agli italiani, non alla struttura X o Y, agli italiani. Non so esattamente cosa sia successo, diciamo, con la donazione, con Galli e altro. So che però il Sacco ha ricevuto diversi milioni di euro di donazioni, quindi la capacità di prenderli e usarli, cioè, c'è stata. Dico, sì, però io dico Galli...